Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con noi che abbiamo trovato sto shuriken incredibile che ci aveva già aperto questi due cancelli che ci permetteranno questo di tornare indietro molto probabilmente e questo invece di proseguire. Vorrei fare un po' di backtracking, ma sono abbastanza sicuro che se quella porta ci fa tornare qui, allora il backtracking già è incluso nel giro. Allora, che cosa abbiamo qui? Un po' di esplosivo, ok. Facciamo uno e due. Così andiamo sul sicuro. La Madonna, che casino. È caduto un intero piano. Allora, di qua si prosegue. Qua abbiamo altri. Sì, lo so, grazie. La lama incrociata, premi R3, mirare R2. Ok. Aspetta. Ecco fatto. E abbiamo dato fuoco. Così abbiamo attivato gli esplosivi. Continua a guardare in alto. Metti caso che c'è un altro esplosivo nascosto. Siamo arrivati? Ah, ok, sì, siamo dall'altro lato. Ok, va bene. Apri. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo tre statue. Probabilmente hanno bisogno tutte e tre della spada. Lì c'è una zona alzata e qui invece c'è una zona chiusa. Volevo vedere se quel mucchietto di ossa si poteva rompere. Allora, questo probabilmente è il meccanismo che ci farà andare avanti. Quella è una cesta verde. Sì, è una cesta verde e basta. Pensavo fosse quella con il cristallo di vita. Quindi direi che non abbiamo altra strada da seguire se non questa per ora. Ok. Questa mi sa tanto di arena. Sì. Dobbiamo... No, più che un'arena è una zona in cui dovremmo andare a far esplodere un po' di roba. E lì c'è la nostra spada. Benissimo. Ok, allora. Spada nascosta. Perché ho schiacciato quadrato invece che cerchio? Ok, quindi questo meccanismo attiva quel marchingegno. Allora, c'è un bel po' di strada da fare. Vorrei arrivare lì, ma sono abbastanza sicuro che non ci arriviamo. Quindi se vado di qua, lì c'è uno di quelli. Perfetto. Però mi serve una fonte. Eccola lì, stavo dicendo, mi serve una fonte di fuoco. Ci arriverà da lì a lì però? Bella domanda. Allora, giusto per provare, iniziamo ad andare qui. Ecco fatto, giusto per prendere un artefatto soldato. Benissimo. Allora, dobbiamo prendere quella bomba nera. Quella bomba nera la dobbiamo prendere e portarla, visto che non, come si dice, non esplode se la togliamo, perché è disattivata. Ci serve il fuoco per attivarla. Il punto è, io adesso come torno sopra? Bella domanda. Come faccio? Ah, ecco come. Allora, prendiamo la bomba nera. Raccogli e lancia queste bombe appiccicose inerte sugli oggetti, falle esplodere con il fuoco. Grazie. Ah, ecco come torno sopra. Devo farmi tutto il percorso, però ovviamente ora non posso perché c'ho la bomba. Devo fare attenzione adesso, visto che abbiamo solo un... Ah, ok, mi sembra ci fosse un oggetto lì. Abbiamo solo un salto e non è molto sicura la cosa. Ok, da qui non ci arriva. Vorrei fare un tentativo. Vorrei fare un tentativo prendendo ancora un altro germoglio di questi e provando a lanciarlo là sopra. Tecnicamente non dovremmo riuscire ad arrivarci, ma vediamo se... No, siamo arrivati da tutt'altra parte. Vediamo se lanciandola un po' più qua sulla destra.
terra. Era a destra o al centro? No, forse era al centro. Cazzo, lo lancia proprio preciso preciso. Secondo me non lo conta l'esplosione. Non ci arriva lo stesso. L'ho lanciato troppo in alto. Non ci arriverà mai l'esplosione lì. Però proviamoci. Allora, prendiamo. E non ci arriva il fuoco. Ah, ma... Oh, sono stupido, c'era... Chi l'aveva visto invece quella luce? Vabbè, almeno questo è andato, dai. Vuoi vedere che forse sono stupido e il meccanismo fa girare questa piattaforma e vado direttamente dall'altro lato? E sono stupido io. Ecco fatto. Sono proprio stupido, guarda. Lì ce n'è una attiva, però. Allora, però aspetta, facciamo le cose nel giusto ordine. Facciamo le cose come il gioco vorrebbe che io le facessi. Prendiamo sto schifino qui, lo lanciamo qua. Poi prendiamo il nostro bello shuriken, fuoco e poi bomba. Ecco fatto. E questa probabilmente, non vorrei azzardare, è la nostra strada giusta. Esatto. Quindi attiviamo questo. Probabilmente devo attivarlo anche dall'altro lato. Sì, molto probabilmente. Perché c'è questa statua che probabilmente attivandola anche dall'altro lato fermerà quella cascatina di lava, manco fossimo su Minecraft. Eccoci qua, dall'altro lato. Attiviamo questo esplosivo. No, è stato inutile attivarlo per qualche motivo. Per qualche... vuoi vedere che forse devo fare una catena di bombe? Devo fare una piccola catena di bombe che arrivano dalla prima e arrivano al cristallo. Perfetto, avevo ragione. Forse ne ho anche messe troppe, visto che la mia è caduta. Attiviamo il secondo meccanismo. Perfetto, statua in arrivo. E arrivo anche io. Direi che in questa zona ho preso tutto quello che mi serviva, vero? Direi di sì. Allora, quindi aspettiamo che adesso questo gira. Uno e due. Vai, 3, 2, 1, carica e lancia. Scusami, chiudo la bocca. Mi piace la lava, sai. E la prima spada l'abbiamo ottenuta insieme a quante anime? 250 forse? Vediamo. Sì, 250, quindi 500 anime in totale. Benissimo, la nostra spada di cristallo, come al solito. Aspetta, non girare! Non girare, che devo passare dall'altro lato! Forse si è fermato? Può essere? Bah, vabbè, non importa. Ho preso tutto quello che ci serviva in questa stanza. Ora, scusatemi. Ora. Ah, aspetta un attimo. Vuoi vedere che forse... No, non penso. Però... No, stavo pensando che forse una spada fosse in una zona prima. E forse è giusto, ma non ci giurerei. Non ci giurerei. Apriamo questo. Cos'è? Sembrano, dei secchielli di lava di Minecraft. Ma aspetta un attimo. Vuoi vedere... No, niente, scherzavo. Stavo per dire la frase: vuoi vedere che se rompo questi ne arrivano altri? Ma non penso. Allora, vediamo se c'è qualche oggetto. Sembrerebbe di no, quindi 1, 2, carica e lancia. Ora potrò probabilmente scendere. Quindi. Allora, lì abbiamo due cristalli che dobbiamo attivare. Benissimo.
Non è che sono a tempo queste cose, vero? Merda. Non è che queste cose sono a tempo, vero? Spero proprio di no. O forse sì, non lo so. E col cazzo, invece sì che sono a tempo. Visto, mi stavano per fregare. Però... Dai, guerra! Ma perché non tieni premuto sta X, stronzo? Uno, due... Ok. Beh, almeno non sono morto e non mi sono dovuto rifare tutta la strada. Almeno questo è stato positivo, dai. Oh, 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 oh. Ma dai, meno male che ti sei aggrappato, guarda. Mi avrebbe roso poco poco il culo dover rifarmi tutta la strada. Allora, 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 allora. Con K. Ah, guarda lì, ce n'è un altro. Di qua invece che cosa abbiamo? Nulla. Devo rifarmi la strada? Ah no, non è vero. Non è vero. È probabilmente un enigma che devi, enigma tra virgolette, attivarli uno dopo l'altro. Benissimo. C'era un germoglio in mezzo alla lava, ma va bene, lo accetto. Quindi un cristallo, cioè una bomba va lì e l'altra bomba va qua. Perfetto. Prendi bomba. No, 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 no. Ho sbagliato. Vabbè, ci sono arrivato uguale. Quindi lì ci abbiamo una cesta. E qui abbiamo invece il nostro passaggio, molto probabilmente. Allora, dobbiamo riattivare un attimo questo, perché voglio prendere quella cesta. Quindi, vado di qua, poi salto e vado da questo lato a prendere... Ah, guarda, c'era un cristallo nascosto. Perfetto, grazie. Posso anche colpirli con la spada. Credo che me li abbia alzati tutti questo. Non vorrei azzardare, ma secondo me mi ha fatto il percorso per tornare indietro. Perfetto. Mi ha fatto il percorso per tornare indietro. Grazie. Ora, tornando invece qua dentro, che cosa troviamo? Probabilmente solo la nostra via per proseguire. Allora, sali. Devo saltare sulla corda? Sì. Se guerra lo fa da solo è meglio. Altra spada. Perfetto. Eccomi qua. Secondo me adesso appena la prendo, nemici. Anche gli stronzini volanti di fuoco probabilmente. E invece no. Uno, due. Tum, tum, tum. Che cosa mi alzi questo percorso? Ottimo. Ora che il percorso è sicuro, possiamo tornare indietro con la nostra bella spada di cristallo azzurro. Ecco fatto. Altra spada recuperata. E la mettiamo a questa statua perché mi è simpatica. E il cancello si è aperto. Benissimo. Ci manca la terza ora. Qual era il cancello che si è aperto però? Quindi terza e ultima spada si trova qua dentro. Sì, era talmente ovvio che sareste arrivati. Ormai mi diverto tantissimo con la falce a fare queste combinazioni. Che veramente posso ucciderli anche solamente con quella, che a me va bene uguale. Tanto io ve l'ho già detto, io questo gioco qua l'ho già giocato al tempo. Basta. Ecco.
L'ho già giocato al tempo e nonostante non mi ricordi niente della storia, né dei boss, né tutto il resto, perché è passato molto tempo. Forse era il 2009, può essere, non lo so. E un frammento dell'ira ottenuto. È passato molto tempo, veramente tanto. Però, cioè, io, l'unica cosa sicura che ricordo, ottimo, abbiamo trovato la chiave, l'unica cosa sicura, ma sicura proprio, che mi ricordo, è che il boss finale, io non l'ho ucciso con l'arma finale, l'ho ucciso con la falce, per puro divertimento. Ma io... No, non penso. Stavo pensando, posso spostare una spada da una statua all'altra? Perché ho pensato, non è che le statue mi aprono una zona diversa? Non lo so. Non penso proprio. Ok, comunque, abbiamo ottenuto la nostra chiave. Nemici in vista. Ovviamente non sei un pericolo, ma proprio neanche no. Tacchete. Mettiamo la chiave. Ma porca. Dove deve stare? Ovvero dentro l'occhio di questa serratura. Aia, cazzo, la chiave. Apriamo la nostra porta e molto probabilmente, molto probabilmente, dicevo, troveremo la terza e ultima spada. Ecco fatto. Niente più infestazioni di pipistrelli. Allora, lì mi sa tanto che c'è un oggetto nascosto, ma vediamo la mappa. Qui sulla destra c'è una porta chiusa. Qui sulla sinistra, invece, c'è una porta aperta, che probabilmente è la nostra unica destinazione. Quindi passiamo e proseguiamo di qua. Ok, lì c'è una statua che dobbiamo attivare. Però prima di attivarla... Sì, l'avevo vista, grazie guerra. Prima di attivarla, dicevo, proseguiamo di qua e vediamo cosa ci nasconde questa zona. Il carceriere. Benissimo. Ho il presentimento che dovrò lanciargli... Mi ricorda tanto il un boss di Dark Souls 2. Devo fargli esplodere le piattole di pus. Benissimo. Aia, che dolore magistrale. Merda. Scappa, guerra. Ok, io credo... che lui sia immune ai danni fino a che non gli fai esplodere le piattole. Le pustole, volevo dire, le piattole sono un'altra roba. Sì. Credo proprio di aver avuto ragione. Credo che lui non prenda danno. E l'unico modo per farglieli prendere è fargli esplodere quelle pustoline là sopra. Perfetto, arrivo subito. Scappa, guerra. Scappa, che quello, anche se lentamente, piano piano inesorabile, arriva. Ok, sono ancora rosse. Probabilmente devo uccidere un po' di nemici prima. Vieni qua, che durante l'animazione sono invincibile.
perfetto, sono ancora rosse. Ora diventate gialle. Beh, ogni tanto qualche danno glielo si fa alla gamba. Però credo che non conti. Ah, ma se... ma va fa' il culo, dai. E io che stavo cercando il modo di farti tornare giallo. Mangiamocelo questo pezzo di merda. Ah no, era... pensavo che era un carcerato, invece era il centro di controllo. Che frame incredibile, guerra. Quanto pacchiano. Era un Megazord, insomma, sto coso. Vabbè, io intanto... aspetta un attimo. No, l'ho preso. Stavo pensando, ma l'ho preso dall'altra stanza il cristallo dell'ira? Sì, l'ho preso. Anche perché sennò non saprei che dentro c'era il cristallo dell'ira. Quindi, apriamo questo e vediamo cosa ci nasconde. Oh, sono tornato indietro, ho sbagliato, era l'altra zona. Un meccanismo. Ok. Però aspetta. Visto che lì c'era un mezzo boss, probabilmente prima devo attivare questo. Esatto. Devo attivare questo che ci ha attivato una pedana. Noi probabilmente con quel passaggio che adesso prendiamo, arriviamo dall'altro lato, attiviamo un'altra pedana ed entriamo là dentro, sicuro. Devo dire che questo come mezzo boss, diciamo, è stato più facile di tutti gli altri finora. Nonostante comunque fosse abbastanza tosto, ma tre colpi sulle pustole lì di Pus ed è morto da solo praticamente. Grazie. Nemici in vista? Ok, sembrerebbe di no, però... è acceso quello? Mi sembra che sia spento. Sì, mi sa tanto che è spento. Ah, eccolo perché è spento, aspetta. Allora, attiva, 1, 2 e infine 3. Ecco fatto. Ora... aiuto. Perfetto. Perfetto. Un nemico grosso in meno. Vieni qui che ti apro in due. Che devo recuperare le sfere gialle che ho appena usato. Grazie. Allora, vediamo. Quindi attiviamo per sicurezza, visto che magari nascondono un segreto ste lanterne. Le accendiamo tutte quante, non si sa mai. Quindi questa e questa. Poi questa qui. Attiviamo quella, vabbè, passando attraverso il muro. Attiviamo questa qua in fondo. Quindi questa e questa qui. Si è spenta? No, mi sembra di no. Me ne manca una, quindi questo. Non ci arrivo io là in fondo, però. Ah, aspetta, forse ho capito. Devo fare il giro, benissimo. Attiviamo questa cesta, ci saranno 250? Non le ho contate, ma probabilmente sì. Vediamo. Ok, qua non ce ne sono lanterne da accendere. Però qui c'è la nostra ultima lanterna. Aspetta, questa e questa qui. No, quella lì. Lancia. 1, 2 e 3. Forse ho visto il quadro più grande di quello che... ah no, ce n'era ancora una. Stavo per dire, forse ho visto il quadro più grande di quello che non sia. Benissimo. Sapevo che qualcosa di nascosto c'era. Sapevo, lo sapevo e lo sapevo. Dai, mi metti una sfilza di lanterne tutte spente. Vuoi che, nonostante il meccanismo per passare avanti sia proprio quella di accendere la lanterna. Era palese che mi servisse accenderle. E abbiamo trovato sete di sangue. Questo potenziamento cura guerra sottraendo energia agli avversari durante il combattimento. Perfetto, guarda. Io questo potenziamento lo metterei proprio alla spada.
visto che è l'arma che usiamo di più. E invece il potenziamento di danno lo mettiamo alla falce. La spada è quella che usiamo di più, quindi curarci è la cosa migliore. Il punto è, curerà per attacco, curerà ogni volta che uccidiamo. Aspetta, devo andare a prendere il seme e lanciarlo. Non riesco a colpirlo da qua, aspetta. Proviamo dall'altro lato. Ecco fatto. Da questo lato invece riesco a colpirti, e come? Benissimo, strada aperta. Nemico in vista. Se rimane lì, probabilmente in una difficoltà più alta, col cazzo che sarebbe rimasto lì a guardarmi. Ma proprio no. E attiviamo il meccanismo. Ha attivato la pedana, benissimo. Io già pensavo salto qua dentro, faccio il salto ad angolo, che mi cambia. Ok, tu che cosa attivi? Allora, tu mandi a... Ok, è come avevo più o meno predetto. Avremmo attivato un altro meccanismo che ci farà passare dall'altro lato. Non è come l'avevo pensato io, ma va bene uguale. Ok, fammi un attimo danno, così almeno... Credo sia a uccisione di nemico. Credo sia uccisione di nemico il curarmi, Ma non sembra neanche a quello. E sto stronzo continua a fare sto attacco. Aiuto, vada fuoco! Pensavo esplodessi, giuro. Anzi, forse la mia era più una speranza che esplodesse col fuoco. Ma vuoi crepare, santo cielo? Allora, dov'è il fuoco? Dai! Sei più resistente tu del boss che ho ucciso poco fa. Oh, finalmente. Però non riesco a capire il potenziamento della cura. Non è una cura a colpo, non è cura ad uccisione. Guarda, lo sapevo già dall'inquadratura che sarebbe successo sta merdata. Ah no, invece... Ok, forse è a tot colpi. Forse non è ogni singolo colpo... Cioè, so che non è ogni singolo colpo, ma ho tot colpi eseguiti. In guerra viene curato di pochissimo. Vabbè, meglio di nulla, per carità. Meglio che sprecare i cristalli verdi, che non ho per ora, ricordiamo. Ecco fatto. Ok, sembrerebbe che non ci sia nessuno. Proseguiamo. Vabbè, è una cura minima. Probabilmente non la userò per sempre questo potenziamento, ma va bene così. Quindi azioniamo questo. Perfetto, il nostro passaggio ora è pronto. Si sono aperti anche i cristalli. Vorrei vedere cosa c'è da quel lato, però. Salta, guerra? Forse nulla, ma non ci giurerei. Forse nulla, ma non vorrei azzardare. Quindi, credo che siamo arrivati alla zona finale. Forse. Aspetta. No, non è la zona che pensavo io. O forse sì.